Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti. Privet, privet. Ja Davide e sono qui con voi per ritornare nuovamente in un'altra fantastica canzone. Sicuramente emozionante, perché sì, perché oggi ritorniamo nella cara e amata Russia e andiamo a reagire ad una canzone che un duo. Abbiamo ascoltato ultimamente una canzone che abbiamo fatto con Pelageia insieme allo Shaman. Adesso andiamo, visto sempre le vostre fantastiche segnalazioni, a vedere Pelageia in un che canta ovviamente insieme a un noto cantante appunto russo che si chiama Grigory Leps, spero che l'abbia detto bene il suo nome. Calcola, Grigory Leps è un appunto un russo che comincia a cantare nel lontano 1995. Il suo genere pop, soft rock, insomma, ascoltato un po' da tutte le parti. Io non lo conoscevo, infatti sono felice adesso di conoscerlo e soprattutto di ascoltarlo. Parlano come una potente voce baritonale, quindi insieme a Pelageia, con la sua voce così dolce, sarà veramente un miscuglio fantastico da ascoltare. Perché sono sempre più vicino alla Russia? Perché veramente mi sto appassionando sempre di più alla cordiale, alla vostra cordialità, alla vostra musica, alla vostra lingua, e sono molto stupito da quanto c'è da imparare nell'ascoltare i vostri artisti, che sono veramente tanti. Infatti mi sto veramente facendo una bella cultura e soprattutto lo sto rigirando nel canale, così da far vedere, visto che noi arriviamo a livello mondiale a tante parti del mondo, così da farlo arrivare anche a determinati posti dove non arriva, dove arriverà magari questa canzone. Quindi io non faccio altro che prendere e trasportare nel mio canale queste fantastiche melodie. Ma che dire, perché parlare ancora? Andiamo ad ascoltare in questa trasmissione dove cantano appunto queste due fantastiche voci. Vediamo un pochettino, andiamo ad ascoltarli. Forza! Дело сделано, ты поверила мне. Белое тело или же судьбу отдала. Молода, но ты моложе, но уже до дрожи своя. Я тебе верю.
Come non ascoltare una tale unione di voci? Sembrava di stare in paradiso, sembrava di stare in paradiso tra le porte dell'ingresso del paradiso e loro ti accoglievano ad entrare, perché due voci angeliche così differenti ma così belle da ascoltare, sì, ti portavano a emozionarti soltanto per la potenza sonora, la potenza vocale. Pelageia nella sua parte riesce a, con i suoi vocalizzi, realmente a farti uscire da questo corpo e andare su un corpo spirituale, perché c'è tanta luce. Pelageia, veramente la sto conoscendo sempre di più ascoltandola e mi rendo conto realmente che è un'artista veramente sensazionale. E rispetto allo sciamano abbiamo visto questo artista pure che sa emozionare anche lui, ma con l'unione di due persone del genere, che dire, è un'esplosione di emozioni, un'esplosione di puro amore che bisogna portarlo in tutto il mondo, fare ascoltare queste voci in tutto il mondo. E avete veramente una fortuna enorme di avere dei cantanti stupendi e dei tenori, perché lui è un bitonale che veramente si fa sentire, la sua voce è stupenda, ma non c'è solo questo, ci sono tanti artisti che riescono realmente a fare il proprio dovere di più. È un peccato non vederli nel panorama mondiale. Sì, è un periodo particolare, ma verranno conosciuti, ne sono sicuro, perché sono impotente davanti a loro, non riesco a realmente a comprendere il fatto che non possano essere così tanto conosciuti, e perché siano soltanto conosciuti in patria. Queste canzoni devono essere risonanti in tutto il mondo e devono portare soltanto pace, perché la pace è quello che io voglio, e non solo io ma tante persone anche come voi. Che dire, anche questa canzone è passata con tante emozioni, con tanto piacere di ascoltarla, ed è un piacere enorme ogni volta ritornare piacevolmente in Russia e ascoltare sempre nuove proposte. Che dire, cari amici, io sono sempre felice di essere qui e felice di stare vicino a voi in questo momento così, e soprattutto sentire il vostro calore che riuscite a trasmettere. Adesso è l'ora di salutarci, quindi che dirvi, vi raccomando di iscrivervi al canale, perché vogliamo far arrivare a 100.000 iscritti questo canale, quindi siamo a 66.000, mancano 34.000 iscritti e arriveremo di sicuro presto. Ma mettete tanti like e commentate, come fate di solito voi, ma attivate anche la campanella, molto importante, perché tutte le notifiche arriveranno e giustamente voi saprete quando arriverà un'altra canzone. Se potete aiutare il canale, supportateci, perché purtroppo in Russia tutte le canzoni sono monetizzate, quindi non si possono monetizzare, ovviamente tutto il nostro lavoro è vano per un discorso di copyright. Anche se noi facciamo molte volte richiesta di togliere il copyright, non ci viene accettato. D'accordo. Comunque, a parte ogni cosa, grazie ancora per essere stati qui con noi. Un abbraccio forte. Ciao a tutti.